Ehi, bisirino! Ciao papà! Ma cosa stai facendo con bimbina? Sicuro di aver montato tutto correttamente, però? Sì, tranquillo, Sbri, grazie tante. L'antenna non l'avrei mai montata senza di te. Non saprei come mettere i cavi io. Ma tranquillissimo, però, per me è stato solamente un piacere. Comunque, adesso che vai a fare tu? Oh, non lo so. Comunque, voglio solamente dirti una cosa, che questa antenna non serve solo per me, ma per tutti quanti. Davvero per tutti quanti? Hai fatto una sorpresa clamorosa, bro. Sì, tranquillo, così almeno possiamo vederci non solamente a casa mia, ma anche a casa degli altri Mindflix. Sì, mi pare giusto, bro. Va bene, dai, allora ci vediamo. Ciao, bro. Ah, Sbriserino, che state facendo? Ciao, papà! Ciao, signor Sbriser. Che fate? No, la papà, hanno messo una panchina qua da poco e ci stavo riposando. Ah, ok, ho capito, va bene. State attenti, non andate troppo lontano. Va bene, papà, tranquillo. Ci vediamo. Oh mio Dio, certo che Sbriserino e bimbina stanno molto bene insieme. Comunque, ragazzi, saluto The Dark Soul 24. Per essere salutati dovete trovare questo pappagallino blu in tutti i video e scrivere qua sotto nei commenti il minutaggio sotto in cui lo trovate, così che almeno appunto verrete salutati nel prossimo video. Ma non sento Spark. Oh, sciabolette! Aiuto, aiuto! Spark, stai fermo! Pericolo, pericolo! Lucky, vattene sopra, vai sopra! Sciabolette, Spark, non si deve non deve andare a caccia di Lucky, sciabolette, Spark! Fuori, fuori! No, Spark, rientra che altrimenti cadi! Dai, Spark! Dai, bravo, sali qua sopra! Ah, mi era partita la sveglia, annaggia a te, Spark! Dai, ok, non devi andare a caccia di Lucky! Dai, vai sotto, Bravo, Spark! Lucky, stai bene? Forse, Oh mio Dio. Comunque, a parte questo, io dovrei effettivamente andare a comprare tipo l'uovo di Pasqua a Dolcetta. Certo, non è San Valentino che alla fine... Oh, ciao Dolcetta, dove sto andando? No, da nessuna parte, fidati. Potresti spostarti un attimo che devo correre da una parte. Ok, ci vediamo dopo, ciao Dolcetta. Tranquilla, poi passo a ritorno. Ciao. Ok, va bene. Va bene, non devo farmi scoprire, sciabolette. Cavolo, ma già loro quelli se ne sono scappati? Già, Sbriserino una bimbina. Certo che sono veloci nello scapparsene, eh? Vabbè, comunque, spero che almeno non sia andato troppo lontano. Vabbè, allora, dovrebbe costare almeno, mi pare, $5. Quella volta l'ho preso a Sbriserino, quello del creeper. No, se non avete visto il video, meglio così, perché davvero è esploso alla fine. Quindi, vabbè, non vi spoilerò niente se non siete ancora andati a vederlo. Andatelo a vedere. Eccolo qua, quello per Dolcetta. Ecco qua. Dov'è? Eccolo qua. Ciao Sbri. Ciao macellaio, tutto a posto? Sì Sbri, tutto a posto. Stai prendendo l'uovo di Pasqua alla tua amata? Sì, proprio così. Certo che hai una come assurdo. Certo che sei molto 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 generoso. A me ancora non hanno neanche regalato una casa. Appunto mi sono costretto a vivere dietro questo bancone per tutta la mia vita. Ma come, scusa, ma tu non lavori qua? Sì, ma oltre qua io dormo pure. Va bene, macellaio, certo che tu sei molto molto strano, però va bene. Certo, se ti piace mangiare, cioè dormire a fianco a... Cosa sono queste cose? Sono plenipotenze di mare, sì, mi piace un sacco dormirci a fianco, anche se sono un po' gelate. Sì, beh, sono sul ghiaccio. Vabbè, comunque, ci vediamo. Ciao macellaio. Ciao Sbri. Ehi, ciao Sbri. Oh, sciabolette, chi non mi hai fatto prendere un colpo? Cosa hai preso? Hai preso l'ovetto alla tua amata? Sì, Dolcetta. Oh, pensavo che era per me. No, non è per te, mica sono fidanzato con te. Ah, però se vuoi un giorno possiamo riparlarne. No, no, tranquilla, chi non mi ci vediamo. Ciao, ciao. Ok, mamma mia. Dai, Sbri, dove vai? Vieni qua. Oh, sciabolette, chi non mi mettere via? Dai, Sbri. No. Mio Dio, questa qua è troppo psicopatica. Più psicopatica di Dolcetta ce ne vuole, eh? Ma tu, a essere più psicopatica di Dolcetta, sciabolette, sì che ce ne vuole. Mio Dio, va bene. Ok, adesso posso andarglielo però a regalare a Dolcetta l'uovo di Pasqua. Sì, Dolcetta, c'è una sorpresa per te. Guarda qua. Ehi, Dolcetta. Ehi, ciao. Guarda, ti ho fatto una sorpresa. In realtà non è che me ne ero scappato a caso, ma praticamente ti ho preso questo. Spero che ti piaccia. Eh? Ti piace? È l'uovo di Pasqua per dell'amore. Ti piace? Oh, sciabolette, grazie. Va bene, allora ci vediamo, Dolcetta.
No, tranquillo, non mi devi nulla. Ciao, 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 ci vediamo, dolcetta. Ok, perfetto. E così la mia missione da ragazzo l'ho fatta con i confronti di dolcetta, perfetto. Perché, ragazzi, cioè, se è Pasqua, bisogna fare anche dei regalini alla propria ragazza. Perché logicamente è normale questa cosa e ci sta tutto. Ma Sbrisolino dov'è? Ehi, Sbrisolino! Ciao papà! Ma cosa stai facendo con bimbina? Ah, niente, chiudi la porta! Chiudi la porta! Papà, chiudi la porta! Potrebbe chiudere la porta. Ok. Oh mio Dio. Ragazzi, cosa stavano facendo quei due? Oh, sciabolette. Oh mio Dio, che schifo, che schifo, che schifo, che schifo. Devo andarglielo a dire, credo, a Dolcetta, sciabolette. Dolcetta. Oh mio Dio, non ci posso credere. Cosa stavano facendo? Si stavano baciando. Oh mio Dio, mio figlio che bacia un'altra bambina. E ha solamente 5 anni. No, 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 questa cosa non va bene. Questa cosa non va bene. No, 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 no. No, 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 no,
guarda, devi ho scoperto Spizzerino baciarsi con Bimbina. Vai a vedere, guarda. Ma erano qua. Erano qua, ti giuro, erano qua 3 secondi fa. Ehi, papà, cosa fai? Oh, Spizzerino, cosa fai tu? Chiudi la porta. Oh, mio sciavoletto, non ci posso credere. Hai visto? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andarlo a dire al nonno. Credo di sì, dai, andiamo. Tanto già tu ci stai andando, dobbiamo andarlo a dire al nonno per forza. Oh, sciavoletto, aspetta che lo chiamo. Ehi, nonno. Ehi, ciao, Spri. Devi venire a vedere una cosa. C'è tuo nipote che ti sta facendo con mio figlio. Ed è una cosa schifosissima. Oh, ma cosa stai dicendo? La mia nipotina non farebbe mai una cosa del genere. E invece la sta facendo. Vieni a vedere, nonno. Oh, mio Dio, ma guarda, se invece non è così. Mi avete fatto alzare inutilmente dalla mia poltrona. Perché davvero mi sto guardando una telenovela bellissima. Ah, ma voi vecchietti guardate solamente telenovela. Qua non c'è e qua non c'è niente. Ma... è vero, ma sciabolette, Sbri, come al solito, sei proprio una testa di rapa. Ci vediamo, oh mio Dio, ogni volta mi fa alzare inutilmente dalla mia poltrona, ciao a tutti. Ma, Dolcetta, allora dove potrebbero essere andati, secondo te? Dobbiamo cercarli assolutamente, perché non so, magari si stanno baciando da qualche altra parte. Sciabolette, stai a guardare, Dolcetta, stai a vedere, perché potrebbero essere ovunque, ovunque. Oh mio Dio, qua non c'è nessuno, qua. Cosa? Li trovati? Dove sono? Oh, sciabolette, Spizzerino! Ah, ciao, papà! Ciao! Ma cosa state facendo lì sopra? Da, papà, nulla! Scendete subito! Ok! Sì! Oh, mio Dio, non ci posso credere, Dolcetta, ma ti rendi conto? Dai, andiamoli a prendere questa parte perché è da qua che adesso arrivano. Non ci posso credere, guarda. Ah, Spizzerino! Ciao papà. Ciao. Bimbina, potresti andartene un attimo? Che devo parlare un attimo privatamente con mio figlio. Certo, non si preoccupi. Ciao Spizzerino. Cosa papà, perché l'hai fatto andare? Spizzerino, dobbiamo parlare noi due. Non puoi metterti a baciare la tua ragazzina proprio a caso, ok? Va bene papà. E questo ti sia come lezione, ok? E specialmente non puoi andarti a mettere sul tetto. Ma perché poi ti sei andato giusto a mettere sul tetto? E sento che voi hai trovato ovunque. Io mi sono andato a mettere sul tetto. Ma non ha senso, vattene in camera tua adesso. In camera tua. Oh, sciabolette, non ci posso credere. Dolcetta, sì, se n'è andato, è andato dentro, stai tranquillo. Mio Dio, ma ti rendi conto, Spizzerino? Cioè, capisco che è baciarsi, va bene, anche se ha un'età, che insomma. Però, cioè, diciamo che, per dirti, come dire, è un po'... come dire, non appropriato baciarsi sul tetto di noob, tra l'altro, che manca. È un po' strana come cosa. Vabbè, dai, stai andando? Vabbè, dai, ci vediamo. Vai a mangiarti il cioccolato che ti ho comprato, va bene? Ok, ciao, Dolcetta, ci vediamo. Assurdo, guarda, assurdo. Che schifo, che schifo. È vero, che schifo, sì, Spizzerino. Mio Dio. Ciao, Sbri, ascolta. Ehi, papà, volevo dirti una cosa, scusami, hai ragione. Sono stato un po' inappropriato con quella ragazzina. Ah, finalmente l'hai capito da solo, bravo, Spizzerino. Sì, va bene, ci vediamo, ciao, papà. Ciao. Oh, comunque stavo dicendo, ma allora che veramente stavano facendo qualcosa loro due? Sì, te l'ho detto, non stavo scherzando. Oh mio Dio, adesso gli do una striata a quella bambina. Non può permettersi di farsi trattare in questa maniera. Vada, nonno Pino, vada, nonno Pino. Oh, vado, ok, va bene. Ora, allora, capito, ok, vado. Vai però, nonno Pino, basta. Ok, era giusto, sto temporeggiando troppo. Ma comunque ci vediamo allora, va bene? Sì, nonno, I'm
sia. Cosa dovevo fare? Dovevo andare dalla tua nipote. Oh, giusto, ciao. Oh mio Dio. Ma che cavolo di casino ha fatto quel nonno per andarsene, sciabolette. Vabbè, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo enormissimo video. Ci si becca.